Mai io capirò la gente che non vuole bene agli animali. Chi lo sa perché? Voler bene a una gallina non è una bestialità. E mai io capirò chi non lo fa. Io dico, noi con gli animali siamo ipocriti. Loro invece non lo sono mai. Con un fischio li chiamiamo e si corrono al richiamo per far quello che vogliamo. Obbedienti, si sa. Come mai li ripaghiamo? Forse che li accarezziamo, li baciamo ed abbracciamo, forse mai diamo loro ingratitudine sotto ogni latitudine, rivelando un'attitudine da, beh, da animali. No, no, non è questo che intendo. Io dico, noi con gli animali siamo ipocriti. Li trattiamo come bestie e poi ci serviamo dei cavalli, delle mucche, dei cammelli, di maiali, uccelli e polli che son buoni con noi. E noi invece li evitiamo perché tanto lo sappiamo che con noi non si lamenteranno mai. Quasi sempre li ignoriamo, certe volte li picchiamo, molto spesso li mangiamo e questo è da animali. Li umiliamo, li uccidiamo, imprigioniamo, come schiavi li teniamo e oltre a ciò li calunniamo. Perché noi diciamo striscia come un verme e diciamo falso come un gatto e diciamo mangia come un porco, è molto meglio mangia come un uomo, non dite? Ma certo, un uomo quando è viscido un serpente diverrà, la donna un po' cretina è sempre un'oca, già si sa, e quando una famiglia ha 7, 8 o 9 figli si dice abitualmente, beh, li conosci, figliano come conigli. Sei testardo come un mulo, sei cretino come un bue, sei vanesio come un gallo, sei impacciato come un orso. Queste frasi mi inferociscono come un leone. Perché non dire buono come un toro? O perché non dire ricco come un cane? Perché non dire amico come un lupo? O, meglio ancora, chic come una giraffa, bello come un porco, eh? Perché non lo diciamo, eh? Dite, perché? 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 Noi con gli animali siamo ipocriti, mentre loro non lo sono mai. Se vediamo una pelliccia, non pensiamo all'animale che ci ha messo la pellaccia. Ma che faccia che abbiamo? Se indossate una giacchetta fatta in pelle di capretta, ma sul serio non pensate proprio mai che portate sulle spalle i fratelli o le sorelle di colei che dà il suo latte perfino a voi. Incredibile, è da animali, da animali. Perché? Ma perché non si può amare gli animali di più? A voi dirò così. Amate gli animali. Amateli.